Cari seguaci e amici Peacemen, spero siate tutti bene. Eccoci nuovamente a commentare il capitolo di One Piece dopo una lunga pausa. Mi siete mancati? Voi e mi è mancato anche il capitolo. Alcuni di voi privatamente mi hanno chiesto se facevo tornare la faccina, ma personalmente per ora sono contento di essermene liberato. Settimana incredibile, domenica 21 e quella precedente sono stato ospite dai massimi esperti e abbiamo parlato del 1007 indovinando tante cose su Oden, e giovedì 25 sono stato ospite da Nerdiamoci Su, ma qui abbiamo parlato di Dragon Ball. Che dire, dopo aver letto gli spoiler di questo 1008 che ho pubblicato sulla pagina Facebook di One Piece Backstage Italia, non vedevo l'ora di leggere il capitolo per vedere e capire meglio alcune cose, ma andiamo avanti. Cercherò di essere breve e sintetico, non ho la sigla quindi, passiamo al titolo e alla cover. Il capitolo si intitola Ashura Doji, capo dei banditi del Monte Atama. Quindi parte del capitolo sarà incentrata su uno dei foderi rossi. Ennesima cover a richiesta. Unico punto positivo della cover, Nico Robin. Visto che non ho niente da aggiungere, passiamo al capitolo! Il capitolo si apre dove si era concluso. Abbiamo la risposta al quesito chi è Oden? Ci ho preso? Ni. Le mie opzioni nel precedente video erano Onimaru o Kanjuro. Opzioni bene o male condivise dalla maggior parte della community. Vi dirò, prima di leggere il capitolo 1007 pensavo, avendo letto gli spoiler, che senza ombra di dubbio fosse Kanjuro. Poi, leggendo il capitolo e osservando i disegni, quelle nuvolette a fine capitolo, per non parlare delle spade, mi avevano fatto propendere maggiormente per Onimaru. Dannato Oda! Ho apprezzato il fatto che non sia Onimaru, anche perché giustificarne la presenza sarebbe stato difficile. Sono contento e allo stesso tempo piacevolmente sorpreso, perché non mi aspettavo una tale crudeltà da parte di Kanjuro, anche se l'avevo detto nel live dei miei amici dei massimi esperti che saluto. Ma sapete perché non me l'aspettavo? Perché lo trovavo troppo crudele da parte di Oda far fare a Kanjuro una cattiveria simile. E invece è proprio quello che ha fatto. Kanjuro, vero spirito del male, vero maligno. Kanjuro non è l'unico Kurozumi che fa il suo ritorno. Come sostenevo dal lontano capitolo 985 intitolato Il piano per una nuova Onigashima, a chi me lo chiedeva oppure nelle live cui ero invitato a partecipare, dove assistevamo alla morte di Kanjuro e Orochi, sono vivi. Infatti in questo capitolo 1008 fa il suo ritorno anche Orochi. Non è morto perché, come è sempre stato detto, ha più teste da tagliare prima di morire, essendo ispirata al mito di Susanoo. Senza dimenticare che l'Orochi che abbiamo visto morto per mano di Kaido potrebbe essere un disegno di Kanjuro. Torna anche Fukurokuju, che vediamo aiutare Orochi in atti piromantici. Potremmo definirlo il capitolo dei ritorni. Piccola nota di merito al capitolo, l'imbruttura di Nuarashi o canistrice verso Jack. Altra nota di merito, la splash page finale dove assistiamo ad un vero scontro generazionale. Ipotesi, analizzeremo ora alcuni spunti di riflessione che partono dal capitolo. Il caso Momonosuke. Questa ipotesi riguarda il frutto artificiale di Momonosuke, che potrebbe essere visto come un Horcrux di Voldemort nella saga di Harry Potter. Si potrebbe pensare che, essendo il frutto creato con le cellule di Kaido, si è creato un qualche legame stile Horcrux appunto tra Momo e Kaido, e quindi è questo il motivo per cui riesce a sapere lo stato di salute di Luffy. Oppure questo è dovuto all'Haki dell'osservazione super sviluppato. Oppure, altra ipotesi ancora, sente la voce di Luffy come sentiva quella di Zunisha? Altro? Fatemi sapere voi. Altra piccola ipotesi, l'occhio chiuso di Zoro. È ferito? È aperto? È un errore di Oda, nel senso che serviva per le proporzioni e poi non lo hanno cancellato bene? Altro? Prossima settimana niente pausa, quindi vi faccio alcune domande. Ashura Doji è vivo? Morto? Che fine ha fatto Caribou?
Cosa si inventeranno i membri della generazione peggiore per sbarazzarsi di uno dei due imperatori? Il capitolo vi è piaciuto? Cosa ne pensate? Se avete domande su questo capitolo, sul video, sulla saga di Wano, su One Piece, commentate festosi festanti e lasciate un vostro commento qui sotto, risponderò volentieri. E ora una nuova rubrica, Tempo di Meme. Ecco a voi la reazione dei foteri rossi. Banale, ma merita. A seguire, il meme intitolato La goduria di Cap. Questo però non è fatto da me. Per chi non sapesse chi è Cap, è un membro dei famosi Lupi Team che cito ogni volta e fa le live ai capitoli con Tizio col cappuccio sul canale di SDR. Troverete il link in descrizione. Dai Onimaru, saluta il tuo pubblico, ti aspettiamo! Ma guarda chi c'è! Sì, è proprio lui! Ehi, c'è Onimaru! Non vi preoccupate, sono in buona compagnia. Questo invece è un po' più tra-tra e si commenta da solo, imbruttire con stile by Inuarashi. Chi non vorrebbe essere al posto di Momonosuke, eh? Ultime news, è ufficiale, tornano a doppiare One Piece. Lo ha annunciato la doppiatrice di Nami, l'unica, grandissima e inimitabile Emanuela Pacotto. Visto che questi video li faccio sia per me, ma anche per voi, se avete consigli su cosa vorreste in più, scrivetelo pure. Saluto il Circolo del Leoncino Veri Massoni. Volevo ringraziare e salutare coloro che hanno commentato i precedenti video. Mi riferisco a Eleonora, Luke, Francesco e Deidara, cui sono sicuro sia piaciuta l'esplosione del capitolo. Se siete arrivati fin qui, in onore del nostro cap nazionale, commentate con hashtag Godo. Ricordo tutti che chi ama One Piece lo condivide. I Lupi Team cercano editors. Se il video ti è piaciuto, pollice in su. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!